Questa mattina, nell'omelia della messa celebrata a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha commentato il brano degli Atti degli Apostoli inserito nella liturgia odierna, che narra della fuga di Paolo e Barnaba da Iconio per evitare la lapidazione e della gente di Listra che li vuole adorare come dei dopo un miracolo di Paolo. Noi ne abbiamo tante, tutti noi. Noi siamo fra tante vicende che ci muovono di una parte all'altra. Ma abbiamo chiesto la grazia di avere il cuore fisso, come lo aveva Paolo, per non lamentarsi di quella persecuzione, andare a cercare un'altra città, incominciare a predicare lì, guarire un ammalato, rendersene conto di che quell'uomo aveva la fede sufficiente per essere guarito, poi calmare questa gente entusiasta che volevano farle un sacrificio, poi proclamare che c'è un solo Dio con linguaggio culturale loro, ma una cosa dietro l'altra, e questo soltanto viene di un cuore fisso. Con questo esempio possiamo oggi chiederci: com'è il mio cuore? È un cuore che sembra un ballerino che va da una parte all'altra, che sembra una farfalla, che oggi piace questo, va da questo, che va sempre in movimento? È un cuore che si spaventa delle vicende della vita e si nasconde e ha paura di dare testimonianza di Gesù Cristo? È un cuore coraggioso o è un cuore che ha tanto timore e cerca sempre di nascondersi? Di che cosa cura il nostro cuore? Qual è il tesoro al quale il nostro cuore è attaccato? È un cuore fisso nelle creature, nei problemi che tutti abbiamo? È un cuore fisso nei dei di tutti i giorni, o è un cuore fisso nello Spirito Santo? È l'unico che dà fermezza al nostro cuore, è lo Spirito Santo. Ci farà bene pensare che noi abbiamo un bel dono che ci ha lasciato Gesù, questo spirito di fortezza, di consiglio, che ci aiuta ad andare avanti in mezzo, andare avanti fra le vicende di tutti i giorni.